Con Mister Bonuccelli, una vittoria all'italiano meritata, un avversario che ha cercato di metterci in difficoltà. In realtà noi abbiamo giocato da grande squadra, abbiamo colpito nei momenti topici della partita. Sì, siamo partiti bene, siamo andati in vantaggio subito. Abbiamo avuto, secondo me, dopo l'1-0 la sindrome dell'1-1, abbiamo avuto 10 minuti di sbandamento, però come se ci succede, se fosse successo chissà cosa, siamo andati in vantaggio, ci dovrebbe dare spinta, invece per 10 minuti abbiamo un po' subito, dopo ci siamo rimessi lì con quello che chiedo sempre. Abbiamo giocato credo 20-25 minuti di grande qualità, abbiamo fatto girare la palla, siamo andati sul 2-0, potevamo forse farne anche un altro, abbiamo sbagliato qualche situazione, un gol con Mangiello importante. Il secondo tempo purtroppo insomma di una serie di disattenzioni abbiamo preso il gol e da lì abbiamo sofferto per una ventina di minuti perché Otremanni dopo è andato all'arembaggio, ha tirato, diciamo col portiere, per gol oggi era giornata di grazia, di testa è un giocatore che io conosco, non le mate molto Ex forte, Siravezza, mi sì, ricordo. le ha prese tutte. E sai, quando giochi con una squadra che verticalizza sulla punta e lui la prende sempre, ti puoi sempre aspettare qualche cosa. Però onestamente abbiamo rischiato non molto. Io vorrei rischiare ancora meno, ma lo so che ci sono anche gli altri. Potevamo chiuderla forse prima, abbiamo sbagliato diverse situazioni importanti, poi dopo è arrivato il 3-1 che ci ha reso la vita più facile negli ultimi minuti. Credo che i ragazzi si siano meritati questa domenica, la domenica che non ci aspettavamo perché i risultati degli altri campi ci hanno sorriso, però ripeto come dico sempre, io. Se c'è un problema come te ieri, non sono certamente i pareggi del Livorno, del Venezia, del Giammarano, se c'è un problema è il Grosseto, quindi noi dobbiamo andare per la nostra strada, cercare di tutti insieme, con i ragazzi, con la società, di inseguire questo sogno, questo obiettivo e oggi ricomincio un'altra rincorsa, chiaramente con tutte le difficoltà che ci possono essere, come se non Effettivamente avvertito di questo Forte dei Marmi che poteva dare noia, però ripeto, io credo che il Grosseto, sono d'accordo con te, debba pensare essenzialmente a se stesso. Questo è un po' il limite, il cuccio del Grosseto, perché sembrava anche in alcuni momenti, insomma, delle difficoltà, un po' troppa frenesia nel gestire la palla. Invece quando facciamo girare palla siamo veramente un'altra squadra. Allora, assolutamente sì, io l'ho sempre detto, è una scuola di qualità e dobbiamo giocare di qualità, ci è mancata in certe circostanze, compreso oggi per qualche minuto, quindi i ragazzi devono continuare, ogni tanto ci viene questa, sai quando sei di rincorsa è un po' più difficile, no? Un po' di ansia ti può venire, però non ci deve venire perché abbiamo giocatori di grande esperienza, giocatori che hanno fatto dei errori importanti, quindi questo è quello su cui dobbiamo lavorare e migliorare, chiaramente le vittorie aiutano, anche quelle magari più fortunose, come questa che invece credo tutto sommato sia stata una vittoria importante, quindi dobbiamo lavorare su questo aspetto, avere più coraggio. Oggi ho rivisto una grande prestazione di Gianni, che credo abbia fatto una partita a tutto campo come ci aspettiamo da lui. Mazzelli continua con la sua cosa. Abbiamo fatto 3 gol e questo ci deve dare un grandissimo stimolo. Siamo contenti, come dico sempre, non è che quando si vince, quando si perde, c'è sempre un motivo, 3 attaccanti, perché ora leggo 3 attaccanti, 2, 1, 4. Ogni tanto si vince perché sei meglio, ogni tanto si vince perché hai fortuna, ogni tanto si vince perché fai prestazioni come quella di oggi, che io sono sempre, non è che mi contento, vorrei ancora di più, però è una buona prestazione. Senti, per concludere ti dico il mio punto di vista. Io ho visto un leader in campo che è Lensaia, un giocatore importantissimo secondo me nell'economia di questa squadra, e soprattutto oggi ho visto anche in avanti più supporto a Marziano. Ho visto Giustarini che ha cercato di stare più vicino, Ricco Mono tutte le volte che poteva è uscito, insomma, a supportarli, e lì si vede l'intelligenza anche del giocatore. Ognuno ha giocato con le sue caratteristiche. Emanuele, probabilmente, come ero spiegato anche io, magari è colpa mia. Le altre partite che ha giocato, secondo me, era un po' distante da Edoardo. Lui non è un tre quarti, deve fare quello che sa fare, che è quello di oggi. Ha lottato, mi aspetta ancora di più, mi aspetto che il tempo più male, mi aspetto tanto di più anche da Nicolas, perché il gol non si deve prendere, perché abbiamo fatto un errore. Mi aspetto ancora più personalità, ancora più qualità. Per il prossimo dobbiamo cercarci. Abbiamo giocatori forti di qualità e anche di esperienza, dobbiamo metterci a disposizione della squadra tutta la qualità che abbiamo. Intanto complimenti, vediamoci questa settimana e ci vediamo la prossima. Vai, grazie, grazie a me.